Buonasera a tutti. Anche quest'anno siamo qui per celebrare la festa di un grande santo, Don Bosco. Negli ultimi 7 anni, con il nostro Don Meli, abbiamo ricordato Giovannino e le tematiche che lo caratterizzavano: l'istruzione, il lavoro, l'allegria, l'amore. Per Don Meli era una guida spirituale, un modello da seguire. Ci teneva a mettere in pratica i suoi insegnamenti e a farlo conoscere a chi gli stava intorno. Don Meli ha portato Don Bosco a Santa Lucia, in questo quartiere e in tutta Castelvetrano. Ovunque andava ne lasciava le tracce. Da Salesiano lo ha fatto conoscere a noi giovani e da Don Bosco noi abbiamo imparato. I suoi insegnamenti ci hanno caratterizzato in questi anni e con l'aiuto di Don Meli e delle nostre educatrici abbiamo cercato di mettere in pratica questi insegnamenti come meglio potevamo. Con il tempo ci siamo resi conto che i preti come Don Bosco esistono e ne avevamo la dimostrazione proprio davanti ai nostri occhi, Don Meli. Con lui abbiamo gioito tutti insieme, focalizzandoci sempre sul tema dell'amore. Il virus ci costringe a stare lontani, ma grazie al web, questa sera, possiamo immaginare che a seguirci ci siano tantissime persone, amici di Don Bosco e di Don Meli. Permetteteci allora di usare questo straordinario mezzo per ringraziare la famiglia di Don Meli, che sappiamo ci sta seguendo, e anche Albo e Ninetta, con cui per 7 anni abbiamo condiviso questo momento di preghiera. Ci teniamo a ringraziare Don Elkin e Don Gioacchino per la loro disponibilità e per il loro sostegno. Li ringraziamo soprattutto per averci dato la possibilità questa sera di ricordare ancora una volta Don Bosco. Un grazie va al nostro Don Meli per averci fatto conoscere Don Bosco, per aver creduto sempre in noi e nelle nostre potenzialità. La sua mano stasera è sulla spalla destra di tutti noi. Buona veglia a tutti e anche a te che sei lassù. Mi hanno chiesto, e lo faccio con piacere, di dare il saluto di benvenuto non solo a tutti i presenti, che vedo veramente molto numerosi, qualcuno forse non ci credeva che potevate essere così tanti. Il mio saluto sincero e di cuore va a quanti ci seguono nella diretta Facebook. Un grazie, come hanno detto prima, alla famiglia di Don Meli, alla città di Aragona, che mi pare sia pure collegata, e un grazie particolare che penso sta guardando va a te, Ninetta, e ad Aldo, per quello che avete fatto, per la bella testimonianza, non ultimo il messaggio di ieri sera. Grazie di cuore, poi qualche volta magari Ninetta ti dirò perché tutti questi grazie. Quando si avvicinava il momento di pensare a Don Bosco, dicevo a Rosi e a Sor Luisa, agli altri, non possiamo non farla. Don Bosco appartiene alla Chiesa, qui si è ben radicato ed è un dono, una grazia di Dio poterlo fare. Certo, poi quando Sor Luisa mi ha detto che io dovevo intervenire, un po' di ansia mi è venuta. Qualche tempo fa i padri minimi di Palermo mi hanno invitato a presiedere una celebrazione e a parlare di San Francesco di Paolo. Ora capite che parlare di San Francesco di Paolo dentro la casa dei minimi a un prete diocesano non è che sia. Così come qui, rivedere la figura di Don Bosco dopo Don Meli, che era salesiano, è una cosa impegnativa. Però l'abbiamo avuto sia io che Don Elkin una bella fortuna, che un bel gruppo di salesiani qui ci sono, quindi noi dobbiamo semplicemente esserci
e apprendere da voi. Quindi grazie ai ragazzi, agli animatori, grazie di cuore, perché anche quest'anno io capisco la difficoltà a prepararla voi questa veglia senza la presenza di Baldassare, che metteva le mani in pasta, che ne aveva tutte le competenze, la preparazione, ma penso soprattutto l'affetto di figlio nei confronti di Don Bosco. Quindi grazie a voi, grazie ai presenti. La veglia, mi hanno detto, ce l'ho pure qua, ha una sua struttura in diversi passaggi, che penso sia abbastanza interessante. Innanzitutto il coraggio di scegliere e poi, una volta fatta la scelta, essere capaci di stare in quelle scelte. In un periodo in cui sembra che le cose siano così, sì, vabbè, le facciamo le scelte, non le facciamo, credo che l'esempio di Giovanni Bosco ci dica tanto. Poi, anche questo credo che sia molto bello, in un tempo in cui facciamo le cose così, ci lasciamo trascinare, qui ci viene detto metti passione in quello che fai, anche se a volte si è, soprattutto in questo tempo, considerati pazzi. E poi sul fronte della battaglia, che al tempo di Don Bosco poteva essere il colera, ai nostri giorni e il Covid, e come la fede ci aiuta in questo. E stiamo vivendo un tempo di tante novità, anche la nostra veglia è una novità, non solo per l'assenza di Don Meli, ma per la modalità celebrativa, eppure è un'opportunità. E poi, per arrivare, sarà la tappa finale della veglia, la speranza. La vedremo con il brano del Buon Samaritano. La speranza qual è? Che questo mondo può cambiare. E ce lo insegnate voi, Colibrì. Come cambia il mondo? Se ognuno di noi fa la sua parte. E allora io vi auguro con tutto il cuore di farla questa parte nel migliore dei modi. E nella vostra vita, quella di stasera sarà sicuramente un'ottima parte che farete, ma io mi auguro che voi, giovani e meno giovani, nella vostra vita facciate sempre la vostra parte con la passione che la nostra vita merita di avere. Buona celebrazione. Ed ora, con l'ingrediente che ci porta alla santità, l'allegria, iniziamo la nostra veglia. Mossi dalla speranza, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quest'anno siamo tutti un po' giù. Siamo stati colpiti da alcuni eventi un po' pesanti. Vicini o lontani, ne siamo stati tutti colpiti e influenzati. Possiamo ancora sperare? E perché sperare? E come si fa a sperare senza sentirsi ridicoli e ingenui? Veramente non lo sappiamo. Sentiamo e percepiamo solo che bisogna ricominciare a scegliere. Bisogna smettere di lasciarsi andare. Bisogna ritrovare una meta da cercare e seguire insieme. Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a rimanere insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Ci siamo resi conto che nessuno può andare avanti per conto suo, ma solo insieme. Don Bosco ci ha insegnato proprio questo: ad aiutare il compagno di viaggio che sta accanto, a fare del bene e a fare bene il proprio dovere, specialmente in questo momento difficile per la nostra storia.
ci ha insegnato ad essere il riflesso di Dio, per trasformare l'individualismo in fraternità, in solidarietà, per fare nuove tutte le cose. In questo anno un po' particolare, che ci sta togliendo i tempi di vita serena, attimi di socializzazione e momenti di scoperta, ringrazio Don Bosco per avermi insegnato l'allegria, l'importanza di un sorriso, anche nei momenti di difficoltà. Lo ringrazio per avermi insegnato la magia di un sorriso che coinvolge tutti e dona serenità laddove quest'ultima manca. Diciamo insieme grazie al Signore per averci fatto incontrare nella nostra vita Don Bosco attraverso i Salesiani, in particolare il nostro caro Don Meli e tutti i suoi amici salesiani. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Mossi dalla speranza, siamo chiamati a gioire nel Signore, per il dono di Don Bosco, fatto a noi e a tutta la Chiesa. Signore, sia la nostra forza. Preghiamo. O Padre buono, che in San Giovanni Bosco ci doni un modello di santità, aiutaci ad imitare la sua fede e la sua speranza per essere testimoni credibili del tuo Figlio, in modo da poterle trasmettere ai giovani e a tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore. Sì.
Seduti. Primo momento, il coraggio della scelta. Giovannino Bosco va a Chieri. Mamma Margherita, dolendosi che il figlio avesse già perduto tanto tempo senza un'istruzione ordinata, decise di mandarlo a Chieri e di iscriverlo alle scuole pubbliche per iniziare il nuovo anno scolastico. Col suo solito sorriso diede il letto annunzio a Giovannino e cominciò a preparare il corredo. Giovannino, accortosi che le ristrettezze familiari mettevano la madre in qualche imbarazzo, le disse: «Se non vi dispiace, io prendo due sacchi e mi presento a tutte le famiglie della borgata per fare una colletta a mio vantaggio». Mamma Margherita acconsentì. Chiedere la carità per sé era per Giovannino un sacrificio ben duro, ma vinse la ripugnanza e si sottomise all'umiliazione. Non aveva dimenticato le parole udite in sogno: «Renditi umile, forte e robusto». D'altra parte, sarebbe stato un passo innanzi in quella difficile via che avrebbe dovuto percorrere fino all'ultimo respiro. Andò pertanto a bussare ad ogni porta dei Becchi e di Murialdo. Accolto dalle madri come figlio, dai ragazzi come fratello, espose il bisogno nel quale si trovava e raccolse pane, formaggio e un po' di grano. Dopo quella raccolta partì per Chieri. Ascoltiamo ora la testimonianza di una giovane. Saper stare nella scelta fino in fondo, nonostante tutto. Ognuno di noi nella propria vita compie moltissime scelte. Giuste o sbagliate che esse si possano rivelare, comunque sia, ci aiutano a crescere. Ma come si fa a giudicare una scelta giusta o sbagliata per se stessi? Compiere una scelta spesso non si rivela semplice o scontato. Anzi, come dice Don Bosco, ci vuole molto coraggio. In modo particolare quando ci si trova in situazioni particolari ed una determinata scelta può compromettere in modo positivo o negativo la propria vita. Essa infatti ci porta spesso davanti ad un bivio di fronte al quale dover scegliere. E se non si ha abbastanza consapevolezza su ciò che si può trovare intraprendendo una via rispetto ad un'altra, può essere un bel problema. Un adulto che nel corso della sua vita ha fatto molte più esperienze di un giovane, ha sicuramente più consapevolezza delle cause-effetto che può produrre intraprendere una determinata scelta piuttosto che un'altra. Ma un giovane, come fa un giovane che ha una piccola visuale del mondo esterno a sapere quale sia la scelta più adatta a lui? Come fare a non prendere scelte sbagliate? Scegliere non sempre significa fare la cosa giusta. Infatti sbagliare ci porta a non commettere più quel determinato errore. Tuttavia è sempre meglio avere un confronto, onde evitare situazioni dal quale è difficile uscirne fuori, per cui un giovane può scegliere di affidarsi. Ma affidarsi a chi? Ad un adulto? Ad un coetaneo? Alla preghiera? O, anche se di rado, e lo dico per esperienza, ai propri genitori? Le possibilità sono tante, sta a noi scegliere la nostra guida. Qui però sorge un'altra domanda. È necessario avere una guida che ci conduca a scelte sagge?
In ogni caso, la scelta di affidarsi a qualcuno è strettamente personale e soprattutto soggettiva. A me, ad esempio, è capitato spesso di dovermi confrontare con qualcuno prima di compiere scelte importanti. Nel mio caso, una giovane ragazza di buona famiglia che conduce una vita tutto sommato felice e circondata dall'amore della mia famiglia, cosa potrebbe mai accadere per rompere quell'incanto idilliaco? Basta poco a rovinare quella che può sembrare una vita piena e felice. Ma le prove nella vita arrivano e non siamo noi a stabilire quando. All'incirca, quando avevo 17 anni, il mio corpo ha iniziato a ribellarsi. Stavo male fisicamente e né i miei genitori né i medici capivano per quale motivo mi sentissi così. Tante scelte hanno dovuto compiere i miei genitori per il mio benessere. Alcune scelte si sono rivelate buone, mentre altre ci hanno portato fuori strada, fin quando un giorno un dottore diede un nome al mio malessere, sclerosi multipla. Un duro colpo per me, ma soprattutto per la mia famiglia, che non si aspettava una diagnosi del genere. I medici mi hanno rassicurata e la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare il loro appoggio. Durante gli anni successivi ho dovuto affrontare diverse controversie, compiere molte scelte difficili e superare molti ostacoli. Durante quel periodo e anche successivamente il mio confidente è stato e continua ad essere Don Meli. Lui mi ha sempre capita. A lui bastava lo scambio di uno sguardo per cogliere le mie ansie, le mie preoccupazioni e le mie debolezze. Mi è sempre stato accanto durante quegli anni, anche se cercavo di non darlo a vedere, lui con il suo modo di essere, così amorevole e paterno, mi capiva e mi stringeva in un forte abbraccio. Quell'abbraccio mi faceva intendere che lui c'era e che mi avrebbe sostenuto qualsiasi difficoltà mi si fosse posta innanzi. Tante scelte ho dovuto compiere e tante altre me ne aspettano in futuro, ma sono certa che nulla accade per caso e che qualsiasi cosa accada io ho avuto e avrò per sempre un punto di riferimento in lui. Spesso infatti ai giovani manca una figura di riferimento forte, solida, su cui può fare affidamento. La fiducia che noi giovani riponevamo nella figura di Don Meli non è nata subito o per caso, ma è stata costruita passo dopo passo, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Io sono fermamente convinta che le scelte di noi giovani e non, oltre che dal contesto in cui viviamo e dal coraggio con cui affrontiamo le difficoltà della vita, dipendano dalle persone di cui ci circondiamo. Io ho scelto di seguire la strada che mi hanno tracciato Don Meli e Don Bosco, la strada dell'amore verso il prossimo. E voi? Grazie Caterina. Anche noi adesso entriamo nel nostro cuore, nel nostro vissuto e sul primo foglietto possiamo scrivere una scelta che abbiamo fatto e che abbiamo portato fino in fondo. La annotiamo, la scriviamo, la descriviamo brevemente sul foglietto. Proprio quella scelta che magari ci è costata o che ha avuto alcune difficoltà, ma che noi abbiamo avuto il coraggio di prendere e di portare fino in fondo. Thank you.
E mentre ci sarà il canto di sottofondo, i ragazzi raccoglieranno i fogliettini di questa vostra scelta. Viene portato all'altare un segno. Su un telo verde c'è una mappa, una cartina che indica tante strade. Indica il coraggio di prendere una strada, seguire la rotta e arrivare alla meta. Mentre i biglietti vengono posti sopra la mappa, preghiamo insieme. Signore Gesù, tu che leggi nel mio cuore la retta volontà di piacere a te, tu che sai guidarmi riguardo alle mie decisioni, conforme in tutto ai tuoi santissimi desideri, infondi in me il coraggio di prendere la giusta decisione. Fai che la sincerità del mio cuore sia manifestata e concedimi, per l'intercessione della Santissima Vergine Maria, la grazia di conoscere la giusta via da intraprendere. Secondo momento, la passione in quello che fai.
Don Bosco, raccontaci qualcosa della tua passione. Ricordo bene il periodo della Quaresima del 1855, quando frequentavo la Generala, il riformatorio giovanile, il carcere minorile di oggi per intenderci. Frequentavo ai tempi regolarmente quel posto e seguivo spiritualmente ogni ragazzo che ve ne faceva parte. Quando un giorno fui colpito così tanto dalla loro buona volontà che decisi di proporre loro qualcosa di eccezionale. E allora andai prima dal direttore e poi dal ministro per proporre loro di organizzare per i ragazzi una gita, una camminata tutti insieme a me. Sul serio? E se fossero scappati? Beh, logicamente non ne avevo la certezza, però io mi fidavo dei ragazzi e penso che anche loro si fidassero di me. E allora mi armai di coraggio e dissi al dirigente e al ministro che ognuno dei ragazzi sarebbe stato sotto la mia responsabilità e che ognuno di loro si sarebbe comportato bene e che, in particolar modo, sarebbe tornato finita la camminata. Perché io non sono come lo Stato che comanda e punisce, ma il mio sistema educativo parte dall'amore per i ragazzi. E come ben sapete, l'amore è la forza morale che governa tutto e tutti. Importante, una persona che abbiamo conosciuto in questa parrocchia, che in ogni suo gesto riusciva a infondere amore e passione per noi ragazzi. Per noi giovani aveva energie inesauribili, forse alimentate da quella che era la sua missione, ovvero quella di far amare chiunque. I suoi ideali lo portavano a non arrendersi mai e c'era sempre per qualsiasi persona, soprattutto per giovani e per persone in difficoltà, e qualsiasi tipo di difficoltà. Sai, aveva il tuo stesso sorriso, il tuo stesso modo di ascoltarci e proprio come te riusciva con ogni suo gesto e con le sue occhiatine a darci il messaggio giusto al momento giusto. Era una persona importante che porteremo sempre dentro di noi, sia nella mente ma soprattutto nei nostri cuori. Cari ragazzi, conosco bene la vostra storia e soprattutto la storia di Don Meli. E allora spero sempre che voi vediate in lui un modello di santità da seguire, proprio il cosiddetto santo della porta accanto, come lui amava ripetervi. Fate frutto di tutti gli insegnamenti che da loro avete appreso e non dimenticate mai che lui sarà sempre qui a vegliare su di voi. Ora ascoltiamo una scena tratta dal blog di Alessandro D'Avenia, un dialogo tra insegnante e giovani. Ma una passione? Qualcosa che ti prende la testa e il cuore? Prova. E allora ti faccio una domanda. A cosa dedichi il tuo tempo? Insomma,
A cosa dedichi il tuo tempo quando hai finito i compiti? Oppure quando torni a casa dopo lo sport? Sì, ma qualcosa che ti prenda la testa, che ti prenda il cuore. Buono, buono. Vedete? Aveva ragione Nietzsche. Aveva ragione Nietzsche quando diceva che viviamo in un'epoca che si surriscalda subito, ma che poi alla fine non appassiona. Dietro la nostra ricerca incostante di queste emozioni che si accendono subito e poi si spengono e non lasciano traccia, noi nascondiamo un cuore freddo. E l'indifferenza, che però è l'incapacità di saperla cogliere, la differenza. Quell'indifferenza è la manifestazione del nostro cuore freddo. E allora io a questo punto mi chiedo, quando abbiamo smesso di cercare quelle emozioni che durano, che lasciano un segno? Ma soprattutto, perché abbiamo smesso? Prova, io ho 16 anni, più o meno come ragazzi a cui insegni tu, suppongo. E posso dirti, anche se penso che tu questo lo sappia già, che spesso noi ragazzi siamo convinti che il nostro compito sia semplicemente quello di divertirci e di studiare non per il bisogno di crescere o il bisogno di sapere, ma semplicemente perché ci sentiamo obbligati a farlo. E io so che non è così. Gli obiettivi anche a quest'età bisogna conquistarli. E per obiettivi non mi riferisco ai voti, alle promozioni o cose del genere, ma ogni cosa che ci può permettere di fare strada e soprattutto di realizzare ciò che interessa davvero a noi. Non sono soltanto i grandi a doversi fare in quattro, anche noi giovani abbiamo delle passioni. Magari sono un po' nascoste o ancora un po' da scoprire, ma le abbiamo, e come se le abbiamo. E il nostro compito primario dovrebbe essere quello di coltivare queste passioni già da adesso, con una visione a 360 gradi. Spesso però noi giovani siamo così tanto presi dalla routine che ci dimentichiamo di avere queste passioni. E questo è un male. Ci limitiamo a fare semplicemente quello che gli altri ci dicono di fare e spesso lo facciamo anche contro voglia. Non abbiamo il tempo di guardarci dentro e questo dovremmo farlo ancora prima di un compito per casa o di una versione da tradurre. Anche noi mettiamo a fuoco una passione e scriviamo sul foglietto rosso, sul secondo foglietto, una cosa in cui abbiamo messo tutto noi stessi, oppure l'abbiamo vista in qualcun altro, una grande passione, un atteggiamento che lo coinvolgeva tutto. Ecco, scriviamo o un'azione con tutta la passione che ci abbiamo messo noi o quella che abbiamo visto in qualcun altro. Thank you.
Prendiamo il foglio, rimanendo seduti, uniamoci alla preghiera, prima il coro alla mia destra. Liberami, o Signore, dalla pigrizia che ho e dalla paura che mi prende, dal comodo compromesso e dal facile disimpegno. Viene portato un segno, un cuore, segno del mettere tutto se stesso in ogni nostra azione. E sopra questo segno le nostre scelte fatte con passione. Thank you.
Terzo momento, la forza della fede. Don Bosco è l'inizio del colera. Il sabato 5 agosto, festa della Madonna della Neve, raccolse i giovani attorno a sé e, annunziando la comparsa del colera, raccomandava a tutti sobrietà, temperanza, tranquillità di spirito e coraggio, e insieme confidenza in Maria Santissima e una buona confessione e una santa comunione. Don Bosco diceva ai suoi ragazzi: la causa della morte è senza dubbio il peccato. Se voi vi metterete in grazia di Dio e non commetterete alcun peccato mortale, allora io vi assicuro che nessuno di voi prenderà il colera. E le cose andarono proprio così. Ascoltiamo la testimonianza di un medico che si trovava sul fronte di battaglia contro il coronavirus in servizio in un ospedale della Lombardia. Viene letta da Francesca e Angela e seguirà una breve testimonianza di Francesca che opera a Marsala in reparto Covid. Oscuri, ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui nel nostro ospedale da 3 settimane. All'inizio ne arrivavano alcuni, poi sono diventate alcune decine e infine centinaia. E ora non siamo più dottori, ma siamo diventati dei selezionatori sul nastro. Fino a 2 settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale, perché siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa. 9 giorni fa un sacerdote di 75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi problemi respiratori, ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato molto, perché la leggeva ai morenti tenendoli per mano, con una tranquillità quasi indifferente. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente sfiniti, quando una mattina uno di noi lo fermò e gli chiese dove trovava la forza per continuare il suo apostolato. Egli, con una straordinaria pace esteriore, ma con tanta speranza negli occhi, lo guardò dicendo: è arrivato il momento che ogni uomo riconosca i propri limiti. Voi, come tali, avete raggiunto i vostri. Di più non potete fare, e solo Dio può darvi quella forza per affrontare tutto il resto. Era proprio vero. Era la prima volta. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio. E allora abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui. Quando abbiamo qualche minuto libero, parliamo tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Qualche giorno fa siamo venuti a conoscenza che quel sacerdote di 75 anni è morto. Lui,
che fino ad oggi, nonostante avessimo avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una pace che non speravamo più di trovare. Così quel sacerdote di corsia è arrivato alla casa del Padre, e se continuiamo così, presto lo seguiremo anche noi, ma con la consapevolezza di aver operato ogni giorno in grazia di Dio. Ciao, ciao a tutti. Eccomi qui per dare un'altra testimonianza, la mia. Quella dei medici lombardi è sicuramente un'esperienza profonda, ma la mia parte da un altro modo di vedere le cose. Io non sono atea, ma sono solo un essere umano con molte fragilità, dubbi e perplessità e poche certezze. Quando la prima volta sono stata chiamata ad operare come OSS nell'ospedale Covid di Partinico, ricordo che sono rimasta attonita, impaurita, piansi e con me anche le mie figlie, e temendo di ammalarmi e contagiare anche i miei cari, rifiutai. Pensavo di essermi tolta un peso di dosso, e invece dentro me, dopo il rifiuto, crebbe un senso di rimorso, d'oppressione, perché mi sono sentita una vigliacca, una che alla prima possibilità di poter essere più concretamente d'aiuto agli altri in un momento così delicato si è fatta da parte e piansi più amaramente di prima. Nessuna consolazione mi era d'aiuto e cominciai a parlare con Dio, non con preghiere, solo un dialogo tra figlia e padre. Aprì a lui il mio cuore, chiedendo di darmi la possibilità, qualora lui lo ritenesse opportuno, di poter rimediare al mio errore. Gli chiesi di darmi un segno da umana, un segno di quelli alla San Tommaso, per farmi capire che cosa dovevo o potevo fare ancora. Tutto questo si svolge all'interno della settimana che ci ha portato alla Domenica delle Palme, e ricordo che a causa del lockdown io e la mia famiglia partecipammo alla celebrazione di tale domenica guardando la televisione. C'era Papa Francesco e in quel giorno concluse con un appello ai giovani la sua celebrazione. Diceva: non abbiate paura di agire, di fare quello che dovete e in cui credete, perché Dio è con voi. Ricordo che io e mio marito ci guardammo e mi sentii presa in causa, non tanto per la giovinezza, perché mi faccio grande anch'io, bensì per ciò che aveva detto il Papa. Trascorse la giornata con la sensazione di adempiezza che ormai caratterizzava i miei dì, quando alla sera una voce dentro, sempre più insistente, più incessante, mi diceva di controllare il PC, la posta elettronica. Divenne una richiesta talmente insistente che con una scusa lo accesi e trovai 2 email. Dicevano entrambe, poiché mi ero posizionato utilmente in graduatoria, chiedevano entrambe la mia immediata disponibilità a prestare servizio nel reparto Covid di Marsala, ed entrambe sarebbero scadute la mattina seguente. Se non avessi risposto, sarei rimasta esclusa. Capii subito che quello era il segno che stavo attendendo, e al contrario della prima volta, risi contenta, ero serena e mi sentivo pronta, forte, e questa forza che ancora oggi ho dentro me l'ha data Dio. Lui che conduce i miei passi, Lui che ha riaperto quella porta che avevo chiuso per accompagnarmi per mano lungo questa strada. Ora, a distanza di quasi un anno, ho visto tanto. Questi pazienti non solo vivono la loro sofferenza fisica, ma devono convivere con la solitudine, con lo sconforto di non sapere se riusciranno o meno a farcela. E in tutto questo io sono orgogliosa di poter essere per loro non solo una figura professionale, ma una presenza che cerca di portare un'umana comprensione e coraggio davanti a tutta questa sofferenza. In questo tempo ho visto soffrire, piangere, morire, ma anche guarire centinaia di persone. E quando noi entriamo in reparto vestiti, come dico io, da covidiani, talvolta i pazienti ci guardano spaventati e sta a noi rassicurarli.
orgogliosa di essere stata la spalla su cui alcune signore hanno pianto a causa della morte di un loro caro dall'altra parte del reparto. Talvolta ho pregato intensamente per quei pazienti che si sono spenti davanti ai miei occhi, oppure ho implorato il Padre Celeste di dargli il ristoro quando annaspano ossigeno come pesci fuori dall'acqua. Contenta immensamente per chi mi ringrazia e mi saluta quando lo accompagno fuori da quest'incubo per tornare a casa. Tutto questo è Covid e forse molto di più. Ma nonostante ciò, mai come ora ho compreso il senso della nostra vita, l'importanza di ogni singolo giorno, gesto o sorriso. Ora che mi sono offerta come strumento di Dio, non mi sono mai sentita così ricca interiormente, felice di far parte di questo suo disegno che ha riempito e completato la mia vita. Grazie Francesca. Anche noi abbiamo una fiammella di fede nella nostra vita. Scriviamo su quel foglietto in quali momenti, in quale momento della mia vita o della vita di qualche conoscente, di qualche amico o nella vita del mondo, io avrei desiderato o desidererei che qualcuno avesse fede. Scriviamo un momento della mia vita, della nostra vita, o un momento della vita di qualcun altro, o un momento della storia in cui abbiamo messo la nostra fede o abbiamo almeno desiderato che qualcuno lo vivesse con fede quel momento. Viene portato all'altare un segno, una luce accesa, un cero acceso. Segno della luce interiore che è accesa in noi per la fede.
mentre come sottofondo avremo una musica che ci ricorda una preghiera a Maria, tanto cara a Don Meli. Ascoltiamo e preghiamo insieme una preghiera che ha scritto Don Meli mentre era malato e mentre tutti noi temevamo e temiamo per il coronavirus. L'ha scritta lui di suo pugno, l'abbiamo trovata e la leggiamo e la preghiamo insieme. La voce guida è Rosi, preghiera per la liberazione dal coronavirus. Prova. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve l'energia, l'esistenza e la vita. Noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, perché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori, allontana da noi ogni male, liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, per Cristo nostro Signore. Quarto momento, la speranza. Vediamo il nostro amato Papa Francesco, ascoltiamo le sue parole sulla speranza. Dove Dio ti ha seminato, spera, sempre spera. Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te, è dentro. Pertanto non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri, no? Tutto nasce per fiorire in una eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo, quando la quercia ha chiesto al mandorlo: parlami di Dio. E il mandorlo fiorì. Ovunque tu sia, costruisci. Se sei a terra, alzati. Non rimanere mai caduto. Alzati. Lasciati aiutare per essere in piedi.
Se sei seduto, mettiti in cammino. Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene. Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiede che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. E soprattutto sogna. Non avere paura di sognare. Sogna. E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l'uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. Se sbagli, rialzati. Nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi errori non devono diventare per te una prigione. Non essere ingabbiato nei propri errori. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati. Quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati. Sai perché? Perché Dio è il tuo amico. Dio è il tuo amico. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. Coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi e con la grazia di Dio non disperare mai. Grazie. Ci mettiamo in piedi e cantiamo insieme l'Alleluia. Con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli facciò le ferite, versandovi olio e vino.
Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Parola del Signore. Certamente, carissimi ragazzi, dopo tutte queste testimonianze e soprattutto le eloquenti parole di Papa Francesco, non è che c'è spazio per me. Tuttavia, quando ascoltavamo il Papa, mi sono ricordato, e credo che voi avete avuto in mano qualche anno fa, e girava sui telefoni una, non so come si chiama, comunque una fotografia dove c'era l'albero caduto, l'avete visto? Un albero che era caduto da tanto tempo in mezzo al prato, così, e morto così, però si era ricominciato a crescere, bello, straordinario, coricato il tronco e cominciavano a crescere in modo forte i nuovi rami, e c'era scritto questo: non si è mai arreso. Basta questo per un intelligente, un sapiente, un ragazzo così, non dovrei dire più, mi sarei già proprio così, non si è mai arreso, perché alla fine si tratta di questo, il messaggio è quello, sempre questo. Tuttavia, attraverso la pagina del Vangelo che abbiamo proclamato, noi ci rendiamo conto di in qualche modo il genere umano, alcuni accolgono facilmente il messaggio di Dio, la sua parola, e accettano, accolgono i suoi gesti, ma altri no, perché vittime delle influenze del male che si insidia la mente e così. E questo quello che è successo, una cosa del genere, a questo fratello, così, a questo uomo che cerca di mettere in difficoltà addirittura al figlio di Dio. Insomma, così siamo, come dicono a Mazzara: al posto di Dio mi ci metto io. E così molti fratelli vogliono fare così. E allora, ecco, il Signore invece raccomanda, poi fa la domanda, sì, questa inquietudine che si sente parlare, siccome Gesù parlava già di gloria, di questo, ma come faccio per ereditare la vita eterna? Che voleva farsi l'esperto davanti a tutti, ha tentato addirittura di fare sfigurare al figlio di Dio. E Gesù le dice: cosa sta scritto? Così, dice: come leggi o cosa capisci? Perché non è che a volte dice uno cosa capisce. C'è un salmo che dice: una parola ha detto Dio, 2 ne ho udite, e io è per primo che ne dico 5 o 6 o 7, però oggi spero di essere breve. E allora, ecco, il cantiere che pone il Signore, parla di questa, fa questa parola, questo esempio, dice: questo devi fare. Se tu vuoi vivere in pienezza, perché la vita eterna non è là quando moriamo, dopo quello che è vivere in pienezza e cercare la gloria, è proprio fare quello che egli ci ha insegnato e quello che vi hanno insegnato Don Bosco e Don Meli. Farsi prossimo, non è questione di chi è il mio prossimo, è farsi prossimo, sono io che mi devo avvicinare agli altri e farlo. Di questo si tratta. E questo è ciò che hanno fatto sia Don Bosco per altre generazioni precedenti a voi, come ciò che ha fatto Don Meli con voi. E guardate che insegnare a qualcuno non è facile.
deve essere appassionato, innamorato profondamente per poter insegnare una persona. Cioè io mi innamoro e lo trasmetto ad altri, ma deve essere profondamente colto, lo ha sperimentato, ha fatto vissuti le loro insegnamenti, è così che la fede si trasmette e continua a diffondersi. Ora, però io non vorrei dilungarmi, semplicemente questo, ricordatevi la perseveranza e poi soprattutto che dopo che faremo una vita di servizio così e come fate ora, di continuare, l'augurio è quello di continuare, però non dimentichiamo, perché alla fine della vita ci sarà un giudizio, per ciascuno, un giudizio. A proposito di giudizio, allora stavo pensando, mi stavo ricordando di una giornata tipica, o la giornata tipo di San Pietro. Ora però io devo fare da San Pietro e da altri, insomma, però ci proviamo. Diciamo che il cielo è lì, da quella porta, là, dentro, là, noi siamo qua. Una giornata tipo di San Pietro, come quella che mi capitano a me certe giornate. E allora sta San Pietro, dice, prego, prego, avanti, 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 lei no, avanti, lei aspetta, così. Intanto questo, arriva la banconota di 500 euro. E San Pietro dice, dove va? Avanti, aspetta, mettiti di lato di qua, aspetta, come? 500 euro? Io tutto il bene che ho fatto, ho girato di banca in banca, quando hanno visto me, grazie a me hanno ringraziato Dio, dice, aspetta, e poi viene quello di 200, il pezzo di 200 euro, e dice un poco, no, un momento, aspetta. E allora quello giustamente comincia pure a discutere, ma San Pietro, ma io ne ho fatto tanto bene nel mondo, sono stato di banca in banca, anzi più di lui, perché sono stato un poco più popolare, sono andato in più case, in altre parti, insomma, e ho fatto sorridere a molte persone, e così via. Arriva quello di 100 euro pure, niente, dove va? No, deve stare qua. E comincia pure questo, dice, io ne ho dato sollievo alle famiglie, le mamme che erano confuse appena mi vedevano, prendevano sollievo, si rasserenavano, più pace di così, e niente. E comincia la discussione forte, come si ragiona qua, questo, quello, finché allora a un certo punto San Pietro si comincia a riscaldare pure, come me in certi momenti, dice, andate al centro ascolto, andatela, poi ne parliamo là, lasciate stare questo, cioè, che ci sono tante altre persone che vogliono passare, che devono passare. Ok, aspettano, arriva quello di 50 euro, quello di 50 euro dice, niente, aspetta. E allora che dice, ma come è possibile, questi, io che sono più popolare ancora, ho fatto tutto quello che hanno fatto loro, e anzi addirittura qualche volta sono andato in chiesa, ma come si ragiona qua? E gli aspetta, andate al centro ascolto, andate là, che ora se ne parla, devo fare altre cose. Arriva di corsa la moneta di un euro, din, 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 din. entra. Allora rabbia, quelli un pochettino così, un po' caro, era San Pietro più calmo. Aspettate ragazzi, che possiamo parlare? Tutti si salvano, il Padre Eterno lo promesso. Però dobbiamo chiarire qualche cosa. Dice, dovete rallentare un pochettino, non avere premura, non fare confusione come hanno fatto sempre laggiù, ancora venite a fare confusione qua. E allora, dice, la ragione è semplice, semplice, perché quella monettina ha fatto tutto ciò che avete fatto voi, anzi di più, andava con i poveri, con tutti i più poveri, quello che è dappertutto, ma soprattutto la ragione principale è questa, che era l'unica che andava messa, l'unica che andava messa. Allora, dopo di questo, a ciascuno ci resta semplicemente ciò che vogliamo fare. Io me lo auguro che sia di 50 euro, o cosa mi consigliate? Da un euro,
di essere alla portata di tutti, di essere prossimo, di rendermi prossimo di quelli che, perlomeno che incontro, di quello che incontrerò. E allora ragazzi, auguri e non dimenticate mai ciò che vi ha insegnato Don Meli, ciò che ha insegnato Don Giovanni Bosco, perché possiate dare sempre frutto. L'augurio anche perché possiate continuare a fare la vostra parte sempre, ovunque vi trovate, all'università o anche dove vi trovate, sempre di dare il meglio di voi stessi. Amen. In piedi. Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo e serviamo con gioia in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso, che raduna i diversi popoli nell'unica Chiesa, vi doni sapienza e amore, perché continuate a fare la vostra parte in favore di questa comunità e del suo regno. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie. Durante il canto finale verrà distribuito a tutti un ricordino della veglia, il messaggio che Don Bosco con questa serata ha dato a ciascuno di noi. Possiamo cantare, ce la facciamo. Padre, di molte genti, Padre, il nostro grido ascolta, è il canto della vita. Quella perenne giovinezza che tu portavi in cuore, perché non doni a noi. Oh,
grazie mille della vostra attenzione e pazienza. Buona serata, un buon fine settimana.